Ciao a tutti, Gooj, ben ritrovati dal vostro Android 91 su Yo-Kai Watch 2 Boss Rush. Quest'oggi andremo ad affrontare la serie utopica, ovvero 8 battaglie contro i mostri dell'inferno infinito. Dopo di questa ci sarà un'ultima battaglia, ma l'affronterò nel prossimo episodio, dato che questo sarà abbastanza lunghetto, credo. Ma vediamo chi c'è da fare. Il primo boss ovviamente non sarà altri che Occhimandra, uno degli yokai che sinceramente mi piace meno di tutti. Non è proprio per una questione estetica, ma perché mi sta sulle palle a prescindere. Poverino. Ok. Allora, la storia di Occhimandra è la stessa di Trisalamandra. Bisogna sempre puntare una delle tre teste, o meglio tre bocche, e poi quella che viene più colpita a un certo punto si apre. Ecco, se la puntiamo ne colpiamo solo una. E per fortuna è capitata subito quella con l'occhio. L'occhio è il suo punto debole. Le altre bocche non servono assolutamente a nulla se non a fare danno. Certo, se gliele colpisce e le apri diventano inermi. Però se noi colpiamo l'occhio, le altre comunque sia continuano ad attaccare. Ma è meglio che colpiamo l'occhio perché almeno possiamo fare danni. Altrimenti Occhimandra non riceverà nessun danno mai nella vita. Con questo bisogna ripetere sempre la stessa operazione, cercare di trovare la bocca con l'occhio. Una volta aperta lo massacriamo di botte e finisce lì, sconfitto. Ok, Occhimandra è andato. Ah! Se la memoria non mi inganna, dopo Occhimandra ci sarebbe Termaiale, no Termaiale, Suimo, che è la versione alternativa di Termaiale, più cattiva e più forte. Bene, eccolo qua, Suimo, per Suimo il lavoro è molto semplice. Lo si punta subito alla testa e lui ovviamente si coprirà l'ombelico perché è il suo punto debole. Quindi puntiamo la testa, una volta che la testa riceverà abbastanza colpi si coprirà la testa, lascerà l'ombelico scoperto. Puntiamo l'ombelico e colpiamolo. Dopo qualche colpo l'ombelico andrà a tappeto. Cioè, il Suimo va a tappeto, non l'ombelico. Però colpendo l'ombelico, che è sempre il suo punto debole, anche quando sta al tappeto, lui si caricherà di energia, ovvero l'energy max, e ci colpirà con il suo ventre ardente, che farà danni a tutti e tre gli yokai, quindi in questi casi switcho su Darknian, che ha vigilante e non viene colpito. E ripetere il lavoro. Anche su Imo è andato. Ok, il terzo era Vela Nera, però Canotto, non Vela Nera, Canotto. Canotto, anche questo è uno yokai abbastanza semplice da sconfiggere. Ovviamente io cercherò di attaccare più lui che i suoi amici che pesca, perché gli amici che pesca, e gli yokai sempre ovviamente, gli ricaricano i punti salute. E però devo attaccare anche loro. Pesca, vediamo un po', chi pesca? Scorfighter. Scorfighter, mamma mia. Attacco anche lui che con tre colpi va KO e continua a massacrare Canotto. Ovviamente lui pesca sempre altri yokai per curarsi. Torzo pure loro, torzo Canotto, torzo un po' tutti. E Canotto se ne va a quel paese con tutta la sua compagnia bella. Mamma mia ragazzi, ste lotte sono lunghissime. Non tanto difficili, ma perché ancora nessuno yokai ho perso a quanto pare. Ma sono davvero lunghe. Non immagino la lotta contro il Poliministro e contro Voxillo. Non penso di perdere, ma sicuramente saranno lunghe, molto lunghe. Voxillo perché poi cambia anche stato, o meglio, cambia, sì, cambia il suo stato da solido a spirito. E quindi praticamente bisognerà colpirlo a volte con mosse fisiche, a volte con mosse speciali. Ma quarto è Fantasmurai? No, Nerumbra, perché non mi ricordo mai i nomi? Prima cosa i nomi, secondo in che posizione stanno messi questi poveracci. Allora, punto subito gli occhi, perché gli occhi di Nerumbra sono la cosa peggiore che possa esserci su questo yokai, dato che ti incantano. Ti incanta pure col colpo in fronte perché ti rincoglionisce evidentemente una botta in fronte, una schicchera in fronte fatta da uno yokai gigante, penso ti possa intontire per un bel po'. Ad ogni modo, prima intanto gli chiudo gli occhi, poi una volta chiusi gli occhi, qua intanto ne ho chiuso uno,
Gli chiudo anche l'altro. Una volta chiuso il suo occhio, vado a colpirlo alla fronte. Comunque sia, chiudere gli occhi è una buonissima tattica, non solo perché ti puoi incantare, ma anche perché inizia a missare alcuni attacchi. E io ho la formazione audace, ma me ne dimentico ogni volta. Certo, Scaragone Omblu audace, insomma, non è proprio una tattica vincente al 100%, però insomma, può essere utile per risolvere alcune situazioni particolari. Ecco, ora che ho chiuso anche l'altro occhio, vado a colpirlo alla fronte. Lui inizia a mancare gli attacchi. È mancato per proprio tutto mancato fino ad ora. Terremoto è un po' più difficile che Misty perché fa crollare pezzi. Colpisce il terreno e fa crollare pezzi. E andiamo subito con Omblu che ha caricato il suo attacco. E Nerumbra è andato anche lui senza che finisca a caricare l'Energy Max di Omblu. Nerumbra se ne è andato. Oh yeah, baby. Oh. Non sono proprio tanto difficili. Dovrebbero essere... Allora, penso che i boss dell'Inferno Infinito siano forti tanto quanto li incontriamo la prima volta appunto nell'Inferno Infinito. Però non... Perché comunque sia, li sto sconfiggendo abbastanza facilmente. È anche sì vero che comunque sia... gli yokai che avevo quando ho fatto l'Inferno Infinito erano molto più deboli di quelli che sto usando in questo momento. Non erano neanche a livello 99. Fermati tu con la trasfusione e non ti azzardare proprio nella vita a farla grande andata. E quindi insomma non erano a 99 e... Però a parità di livello tra il 99 che ho ora e il 50-60 che avevo prima, quando ho fatto il l'Inferno Infinito, sono leggermente più forte io. E loro devono essere altrettanto forti, molto più forti di quello che erano prima. Perché vedendo i danni che faccio e pensando ai danni che facevo prima, effettivamente loro si sono rinforzati non poco. O almeno così mi sembra. Poi sono io che sono impedito e non lo vedo. Ad ogni modo, ci attacca con doppio azzardo che fa male. Oltre a fare danni, ti inspirita anche e ti può far attaccare i nemici oppure... No, ti fa attaccare i nemici. Non ti ruba i punti salute come cambio, cuori cambio, eccolo. Che praticamente ti ruba i punti salute. Turno per turno ti ruba i punti salute. Ad ogni modo bisogna sempre bloccarli ad hoc primatto quando fa le trasfusioni. O meglio, io cerco sempre di bloccare prima i cuori, di romperli prima. Però se vedo che ce n'è solo uno, me lo tengo e quando cerca di fare trasfusione glielo rompo. Così si blocca la trasfusione di Doc Primatto. Ok, ci siamo quasi, si attaccano tutti, abbiamo fatto. Oh, trasfusione, perfetto, lo blocco. Ora che è bloccato, attaccate. Basta un attacco, ragazzi. Eccolo. Tanto semplice è stata. Mamma mia, ragazzi. Dunque, ora c'è Phantasmurai, sono sicuro. Perché tutti quanti li abbiamo fatti, mancano Phantasmurai, Poliministro e Doc Primatto. E buonanotte, Andrea. E Wokshillo. Armurai, no Phantasmurai. Oggi niente. Allora, Phantasmurai, che bisogna fare? Armurai. Che bisogna fare con Armurai se ce la facciamo a dire bene il nome? Bisogna colpirgli il ventre. E vedrete che a forza di colpirlo, ovviamente puntiamolo perché sennò colpisce anche la spada. E se si rompe la spada non è male, fa meno danni, ma poi dopo tanto ne prende un'altra. Colpiamo il ventre, petto, pancia, stomaco, come vi pare chiamarlo. Ci sarà un topolino. Lo yokai è il topo. Puntiamolo e massacriamolo di botte. Ma tante. E ripetere l'operazione ogni qualvolta il topo chiuda l'armatura e vada a rifugiarsi al suo interno. Ovviamente se abbiamo gli Energy Max pronti è sempre ottima cosa usarli. Ora, volevo usare quello di Darknian, a dire il vero. Però ho già caricato Velenombra. Forse non di poi. Perché Velenombra attacca tutto, attacca la spada, cioè tutti i punti possibili attacca. Se uno yokai ha tre punti, diciamo, possibili da attaccare, tipo Armurai, più la prenderà un'altra spada.
Quindi per ombra attacca il corpo, le spade, insomma attacca tutto, attacca. Quindi è un ottimo yokai da questo punto di vista. E anche Armurai se n'è andato a quel paese. Ah, e pensare che bisognerebbe fare questa cosa per altre 100 volte. Perché c'è il trofeo sconfiggere 100 volte cattiva. Cioè non è che uno dice 10 volte si può fare, no, 100 volte. Perché ogni volta che tu sconfiggi cattiva, il paradiso divino scompare, la corda scompare. E devi rifare l'inferno infinito. Ora, a meno che non ci siano nel gioco yokai talmente potenti che ti permettono di sconfiggere in pochi colpi il boss dell'inferno infinito e anche quelli del paradiso divino, che sono secondo me leggermente più deboli, allora dice sai, oh, si può fare in una mezz'ora tutto l'inferno infinito, dice oh, proviamoci a farlo, perdiamo un anno della vita a farlo, però almeno lo facciamo. Invece no. Non ci sono questi yokai troppo forti. Allora, e poi ministro, questa forma mi è sempre stata sui maroni perché bisogna almeno, o meglio, in teoria, rompergli i tentacoli che gli escono dal naso, poi aprirà il corpo, o meglio, devi colpirgli il corpo, poi aprirà il corpo e mostrerà la perla. Ma non sempre va così, puoi anche colpirgli il corpo, così aprirà la perla. Oppure la apre lui quando gli fa comodo. Insomma, ripetete questa operazione centinaia di volte e siete a posto per sconfiggere il poliministro. Ovviamente cambia anche forma il bastardo. Dai che ci siamo quasi. Oddio, potrei farcela facendo attaccare tutti? Forse no. Anche perché vede l'ombra va in pigro, quindi... niente. Gilgador. Potrebbe farcela Gilgador con un attacco? No. Gilgador con un attacco non ce la fa. Zia Cora, attacca, non curare, attacca solo. Infatti. Vai, Omblu! Cioè, no, Omblu forse... mannaggia la miseria. Cioè, proprio non ha niente di vita, non gli è rimasto nulla. Se apre la pancia... apri sta pancia, apri. Oh, boom! Andata. Ragazzi, ma quanto ci ho messo a fare sto boss? 20 minuti? 12 minuti, bene, che bello. E mo quanto ci vorrà per uscirlo? Il doppio del tempo! Porca miseria, andiamo all'ultimo mostro che è Vokshillo. Ah, Vokshillo. Tanto devo aprirlo prima, porca miseria. Mi devo rompere i sigilli prima. Vokshillo! Che voce brutta che c'è, prenditi una mentina per la gola. Sicuramente lui è come Brainiac, ha mal di gola costante perché vive nelle terre più gelide dell'universo. Anche se in teoria l'inferno infinito dovrebbe essere primo infinito e secondo inferno. Quindi dovrebbe fare caldo. Oh, il secondo sigillo è andato. Ragazzi, torzate anche il terzo, così. Dai, dai, grande, è andata, bene. Ora apriti, padellone di Wok. E mamma mia, ragazzi, questo è uno degli yokai più inquietanti secondo me. Non perché è forte, ma perché fa paura proprio lui. Cioè, è una poltiglia, una melma, con occhi e 54 denti. Ci dovrebbe essere 64, ma non so contare, quindi fate un po' voi. Ok, abbiamo solo uno yokai incantato. No, alterazione, no, non devi farmi alterazione, Vokshillo. L'unica speranza che ho ora è Darknian. L'unico che può colpire con attacchi speciali è Darknian. Zia Cora non lo so se ha attacchi fisici veramente. Mi sembra che Venombra abbia gelo però, grandine, mi sembra. Non sono sicuro. Accidenti. Omblu, no! Vabbè, zia affettuosa, volevo ricaricare Omblu, ma non ce l'ho fatta, è andata male. Alterazione, baby! E vai, mo, con attacchi fisici a tutto spiano, o anche gli yokai carichi di Energy Max. L'era stata malefica da perfezionare, ma piano piano ci lavorerò sopra.
Allora, se Voxillo non cambia più... Io mi devo stare zitto. Ha cambiato gli occhi all'ultimo. Ora vanno solo attacchi speciali. Darknian. Ah, Darknian. Tocca curarli. Devo purificarli. Ma perché Darknian? Uffa. Parto da Ziacora perché almeno loro due possono attaccare. O meglio, Darknian può attaccare con Bufera e fargli qualche dannetto. Ghirigador non può fare nulla. Oh, Darknian super fortuna. Ottimo, ottimo. Darknian attacca. Ma che ha fatto Darknian? Ah, ok, ho capito. Non sono incantati, però, insomma, agiscono comunque sia degli effetti negativi su di loro. Ora, con questo trio, se lui non fa più altro tremendo, dovrei riuscire a sconfiggerlo. Con Darknian che attacca, Velenombra che dovrebbe fare grandine o qualcos'altro, Ziacora e Velenombra che curano, Darknian possibilmente. Grande, grande Ziacora, grande Ziacora. Ziacora è utilissima. Ho perso due yokai, non dovrei perderne nessun altro in teoria. Tutte e due. Sto in ansia per i miei yokai, perché se non ce la faccio a vincere, cosa che a questo punto dubito. Oh, oh, sì, ti ringrazio. Ti ringrazio, sei lodato il signore. Qual è il dio degli yokai? Gattiva, credo. Sia lodata Gattiva. Attaccate con attacchi... Oh, Ghirigador. Vai, mo Ghirigador ci pensa lui. Darknian. Darknian lo finirà? Dovrebbe finirlo, Darknian. Incantato, non mi interessa. Darknian ti finisce. Darknian... ti finisce Darknian, dai. Che godu... No! No! Oh... Alla fine... Alla fine è andata benissimo. Wow. Vediamo un po', sono le 10:45. Bene, oltre 40 minuti di registrazione per sconfiggere questi boss. Non è come fare durante la storia registri 40 minuti e giochi, ok. È stare a combattere 40 minuti. Oh. Tornerò a giocare con voi prossimamente. Ragazzi, è andata. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione trovate i link per Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.